L'incontro di oggi si intitola Giorgio La Pira e i giovani. Ecco, perché La Pira aveva questo pensiero costante nei confronti delle giovani generazioni? Beh, intanto perché lui vedeva nei giovani non soltanto degli esseri qualificati dalla loro età, ma come le premesse importanti per il futuro. E perché poi lui diceva quello che in qualche modo, forma diversa, è stato ripreso da Papa Francesco, nel senso diceva che i giovani vanno verso la primavera. Lei lo ha conosciuto, era molto giovane, però ci può fare un ricordo del sindaco Santo? Aveva questa capacità evocativa, magari non erano sempre chiari i discorsi, però ecco, questa capacità evocativa di qualcosa di grande, ecco, dell'aggancio a Dio, della fiducia in Dio, nella fede in Dio e quindi poi anche nell'operosità dell'uomo. Lei ha lavorato e sta lavorando ai documenti di Giorgio La Pira, ha fatto un'opera molto importante di raccolta. C'è ancora molto che non conosciamo di La Pira, cioè possono emergere anche delle novità tra i suoi documenti, i suoi appunti, i suoi testi? Sì, diciamo che intanto la nostra opera che ho pubblicato insieme a Giovanni Spinoso e si intitola appunto Giorgio La Pira, i capitoli di una vita, edita dalla Firenze University Press, sono tre tomi di circa 2100 pagine. Uno vedendoli potrebbe dire, beh, insomma, che cosa c'è ancora da dire sulla Pira? In realtà noi ci accorgiamo giorno per giorno e ci sono tante piccole cose di La Pira che non si conoscono, perché veramente la sua attività è stata incredibile. Lui come riuscisse a organizzarsi, i rapporti che aveva un po' con tutto il mondo, quindi ci sono ancora degli aspetti da approfondire che noi ancora oggi stiamo scoprendo. Ecco.